affatto ci sia una crisi del senso etico. In realtà, se vediamo con uno sfondo più generale, valori come l'antirazzismo si diffondono, valori come l'antisessismo si diffondono, addirittura si discute ora di antispecismo, cioè di un rispetto verso gli animali. Il senso etico si allarga, non si restringe, secondo me. Il problema è che l'etica non basta, tant'è che a un certo punto l'umanità ha inventato la politica. Ma la politica vuol dire risultati, e spesso è il risultato che fa l'etica, così come fa la razionalità di un'impresa. È il risultato che determina quello che c'è stato prima. I risultati sono scarsissimi, questo è il punto in cui noi siamo. La politica senza risultati determina un circolo vizioso al quale non se ne esce. Quindi noi ci dobbiamo misurare con i risultati. Per fare risultati ci vogliono le idee. Idee ce ne sono pochissime e molto confuse. A Napoli, per farla breve, si passa da un innamoramento per la retorica dei beni comuni alla premialità edificatore e i regimi commissariali a Bagnoli. Sono due cose completamente diverse. L'imprenditorialità appoggiata entrambe. E qui in generale si passa dal un voler più controlli a un voler mano libera. Sono proprio idee completamente opposte. Questo è trasformismo senza governo. Il trasformismo è positivo se garantisce il governo, ma se non garantisce il governo siamo al cortocircuito. Idee, risultati. Cantone ne ha fatta una, quella là delle liste bianche, quella là della legislazione premiale. È un tema enorme, ma sul quale conviene misurarsi. Io direi che sarebbe molto utile dire sì o no a questo progetto, perché da Napoli non è possibile che non venga un'idea per uscire dall'economia in nero. È lì che si determina tutto. Se noi risolviamo il problema del nero, risolviamo il problema della terra dei fuochi, perché si smaltiscono in nero quelle scorie, risolviamo il problema della camorra, risolviamo il problema della civiltà di questa città. È possibile che da qui non vengano idee pratiche? Questa è la grande sfida.